La base ha avuto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, una trasformazione importante perché è stata sede di un telefilm, una serie televisiva con il regista Luca Guadagnino. Una base nuova e rivoluzionata rispetto a quella che per 3 anni, dal 2015 al 2018, arrivò a ospitare oltre 1000 migranti in situazioni disumane. La serie TV girata da Luca Guadagnino le ha regalato una nuova vita. Ristrutturati gli spazi interni ed esterni, ecco che San Siro diventa il luogo ideale per ospitare centri estivi per bambini e ragazzi ai tempi del coronavirus. Alloggi accoglienti, un salone lungo 50 metri, persino una piscina all'interno. L'impianto della piscina che sarà aperto da fine giugno e quindi chi partecipa ai centri estivi potrà usufruire anche dell'impianto natatorio. Ecco. E c'è un campo da calcio in sintetico, e una pista di atletica, un campo di pallavolo, pallacanestro, anche spazi verdi. Una pagina diversa quella che stanno vivendo gli abitanti di Bagnoli, che hanno avuto anche occasioni lavorative della serie TV girata all'interno dell'ex base di San Siro. Da parte da quando si è chiuso definitivamente il portone del lab, ecco, è iniziato questa rivoluzione. Ma io non guardi, quello che ci tengo a precisare è che tutto abbiamo fatto abbastanza con tranquillità, cogliendo al massimo le occasioni che sono arrivate, sono giunte. E adesso lo spettacolo continua. Parola di sindaco. La collaborazione con questa casa cinematografica non è terminata e si prevede, noi ci auguriamo, che possa continuare anche per gli anni futuri.